Senta, però tutto è nato da un editoriale che fa capo a un centro culturale che si chiama Fare Futuro, legato a Gianfranco Fini. Ne abbiamo parlato pochissimo, ripeto, qualche secondo in questa trasmissione. Editoriale nel quale le veniva rimproverato di mandare veline e donne dello spettacolo in Parlamento. A questo editoriale, diciamo, ha in qualche modo ribattuto sua moglie Veronica Lario con un atto di accusa, diciamo, che non può farsi, diciamo, carico alla sinistra di questa presa di posizione, da cui discendono le 10 diromande di Repubblica e quant'altro. Ecco, quindi mi sembra che la sinistra, poi che ci sia salita sopra, questo è oggettivo, ma la partenza viene tutta da un'altra area, da un altro Beh, ma la cosa ambito. delle veline si è visto subito che era assolutamente infondata. Abbiamo cercato nei 72 candidati da mandare in Europa di inserire dei giovani, diciamo maschi, nessuno si è occupato. Si sono occupati i giornali delle giovani donne e si è venuto fuori la realtà che abbiamo inserito delle giovani donne molto preparate, che avevano avuto o una forte militanza politica, come la nostra candidata Lara Comi, o una grande militanza missionaria e una grande capacità organizzativa come la signora Ronzulli, oppure che venivano sì dal mondo dello spettacolo, ma con una bellissima carriera di studi, eccetera, come la signora Matera. Quindi noi abbiamo risposto a un'invenzione pura che purtroppo è stata poi a un certo momento inizialmente anche creduta da chi doveva forse fare degli approfondimenti maggiori. Si riferisce a sua moglie? Sì, e credo che anche lei sia caduta nella trappola che è stata tesa dai giornali della sinistra. Ecco, E me ma ne spiaccio molto. i suoi figli non hanno cercato in qualche modo in queste ore Io, guardi, di... desidererei davvero di non parlare di queste cose. Io sono qui, faccio il Presidente del Consiglio, sono il leader del più grande partito italiano della storia, che è il Popolo della Libertà, e vorrei rispondere a delle domande sulla situazione italiana, sull'economia, sulle prossime elezioni europee, su questo, Senz'altro, non no, su altro. su questo sono La assolutamente ringrazio. d'accordo con lei. Resta il fatto che questa mattina, non so se l'ha visto, appunto il Times addirittura dice, insomma, che il titolo è Cade la maschera del clown e invita I gli italiani a giornali riflettere. stranieri sono in collegamento diretto con i giornali della sinistra italiana che fanno una azione di spinta per ottenere attenzione nelle nostre vicende viste dalla loro parte. Quindi Ecco, ma anche il da questo ministro degli punto di vista non c'è, interni. sono proprio cose ispirate, insufflate dalla sinistra italiana e dai suoi giornalisti. Ecco, il ministro degli interni ha parlato ieri di un complotto proprio sul giornale di Milano. Ha detto ci sono persone, ambienti che vogliono Silvio Berlusconi morto. Detto dal ministro degli interni, diciamo, è un cazzotto. Era un modo di dire colorito per dire quello che è vero, che io ho ancora 4 anni di governo davanti, una grande maggioranza, una alleanza che è fortissima con la Lega e quindi c'è qualcuno che si dispera perché vede che noi stiamo lavorando bene, che in un anno abbiamo fatto quello che nessun altro governo nella storia della Repubblica ha fatto nel primo anno, anzi qualcuno ha calcolato che chi ha fatto di più ha fatto il 40% di quello che abbiamo fatto noi, il nostro consenso sale a livelli che sono molto elevati e che non sono mai stati raggiunti, io sono arrivato addirittura ad avere un'attribuzione del 75,1%, poi altri sondaggi mi hanno fatto discendere, adesso sono al 73%, sondaggi che sono stati Eppure fatti. molti suoi amici, persone che oggi, anche oggi raccontano, perché poi i suoi amici parlano molto con questi giornali, insomma, la raccontano come un uomo solo. Lei è solo in questo momento, anche di fronte a Veramente questo. io, veramente, veramente io sono immerso nei miei collaboratori, immerso nei miei colleghi del Popolo della Libertà, non è difficilissimo che io mi trovi ad essere solo, quindi comunque se questa cosa è stata detta così quasi in modo affettuoso la accetto, però garantisco che non è così. Allora, è stato toccato il fondo, lei ha detto che chiarirà tutto quanto, sta chiarendo con gli avvocati. Naturalmente No, scusi, io ho già chiarito tutto. Non lasciamo c'è sul niente di piano vero. privato. Veline, non vero. Minorenni neanche. Ma si immagini, non vero, assolutamente non vero, completamente non vero. E terza cosa, l'altra cosa dei
i soldi, come si chiama l'avvocato inglese Mills? Mills. Assolutamente non vero, quindi calunnie pure che si ritorceranno contro chi le ha agitate.